Szczęsny chiede attenzione ai suoi, eccolo qua il traversone a giro in mezzo, colpo di testa, palla che rimane lì, la palla in rete, ha segnato il Torino dopo due minuti il gol di Caramo. Di Maria vede il movimento di Kostic, va all'aggancio, attenzione, c'è Vlahovic libero, Kostic in mezzo il pallone morbido, a cercare Rabiot, arriva Cuadrado, destro e la palla in rete, il pareggio della Juventus con l'uomo derby per eccellenza, Juan Cuadrado, destro, incrociato, 1-1 Juve! Gol assolutamente da assegnare al Panita, questo che bella questa immagine con il suo tiro dove Schurz la sfiora solamente. Vinetti verso Riccardo Rodriguez punta la porta, va all'elvetico, ancora Riccardo Rodriguez, traversone in mezzo, colpo di testa, palla fuori di 1-0, grande occasione per il Torino al 39esimo minuto. Linetti, Ilic, vuole cross, Ilic dentro il pallone, la deviazione, la palla in rete, il 2-1 del Torino sul primo palo perfetto al 43esimo, il gol di Sanabria, 1-2. Di Maria, traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, palo, parata, forse la palla è entrata oppure no, e gol, il pareggio della Juventus, 46esimo minuto, ha vibrato l'orologio di Chiffi, proprio allo scadere della prima frazione, arriva il gol del pari, 2-2, andiamo a rivedere il traversone in mezzo, Danilo di testa, il capitano, al terzo gol in questo campionato, 2-2. A cercare Vlahovic che al volo va a servire Fagioli. Dentro il pallone a cercare Vlahovic, traversa piena, traversa clamorosa di Dusan Vlahovic su palla d'oro di Nicolo Fagioli. Occhio al Toro, Miranchuk, colpo di tacco a cercare Linetti, traversa piena del Toro, non è finita, Radonjić si coordina, Radonjić il dribbling, Danilo meraviglioso. Pogba dentro a saltare insieme a Vlahovic, insieme a Rabiot, arrivano anche gli altri, palla corta lì fuori, attenzione va la Juve con il traversone in mezzo, colpo di testa e la rete, il 3-2, ha segnato la Juventus con Bremer, 71esimo minuto, stacco perfetto, classico, gol dell'ex, cross morbido in mezzo Bremer, a prendere il tempo, a tutto e a tutti, e trova il gol del 3-2. Kostic, palla morbida in mezzo, palla in rete, Rabiot, 80esimo minuto, Juventus 4, Torino 2, 3 gol da calcio piazzato, siamo una sentenza. L'arbitro dice che invece va bene così, Juventus batte Torino, 4-2, continua il cammino del club bianconero con un'altra vittoria in una partita veramente bellissima, in un derby meraviglioso che siamo riusciti a recuperare due volte e poi andare a vincere nel corso della ripresa.